Benvenute e benvenuti a Molecole in scatola, dialoghi su chimica e società a cura del Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino. In ogni puntata racconteremo un problema, una necessità tecnologica o un mistero risolto dalla ricerca o su cui si sta ancora lavorando, tirando fuori dalla scatola una molecola o un materiale o un oggetto per capire come funziona, a cosa serve o dove lo trovate, magari senza saperlo, nella vita di tutti i giorni. Quale sarà il contenuto della scatola di oggi? Benvenuti a tutti e tutti a questo nuovo episodio di Molecole in scatola, il podcast del Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino, che esplora le sfide scientifiche e sociali a cui il nostro Dipartimento è chiamato. Siamo Alessia Giordana e Emanuele Priola, ricercatore di chimica inorganica presso questo Dipartimento. Oggi siamo qui per affrontare il concetto di purezza e impurezza, dei concetti che sono comuni al laboratorio e alla vita sociale, soprattutto nella nostra morale. Per purezza, generalmente, è riconosciuta come un pregio, un qualcosa che rende più preziosa la nostra sostanza. È un concetto che i nostri studenti affrontano molto spesso nei laboratori. E infatti, proprio qui sotto, circa 90 anni fa, un illustre ex studente, Primo Levi, durante il suo laboratorio, si trova ad affrontare le diverse reattività tra una sostanza pura e impura, e ce lo racconta nel racconto Zinco. Sulle dispense stava scritto un dettaglio che alla prima lettura mi era sfuggito, e cioè che il così tenero e delicato zinco, così arrendevole davanti agli acidi che se ne fanno un sol boccone, si comporta invece in modo assai diverso quando è molto puro. Allora resiste ossidatamente all'attacco. E quindi cosa sono queste impurezze? Qualcosa di positivo? Qualcosa di negativo? Cerchiamo di scoprirlo. Per provare a rispondere a questa domanda, prendiamo le nostre molecole in scatola. Ok, bellissimo. Che cosa ci abbiamo qui? Allora, questa volta abbiamo portato da una parte una provetta contenente sale marino iodato, il comune sale da cucina che tutti possiamo comprare al supermercato e al tabacchino, esatto, che viene utilizzato per insapidire le pietanze. E questo qua invece, che è tutto rosa? Quello lì si chiama sale rosa dell'Himalaya. Sapete che in realtà non viene proprio dall'Himalaya, viene da una regione del Pakistan, da una miniera in Pakistan, che si trova a qualche centinaia di chilometri dalla catena montuosa, ed è una miniera, un deposito molto antico che le leggende locali dicono abbiano scoperto addirittura i cavalieri di Alessandro Magno. Allora, tante sfumature di rosa diverse nel nostro sale rosa, perché? È rosa? Beh, il sale in generale, quello che utilizziamo a scopo alimentare, è un composto caratterizzato da elementi che sono il cloro e il sodio, organizzati in maniera regolare. Il sale per eccellenza. Il sale per eccellenza, esatto. Questa sfumatura di rosa, che cosa ci dice? Ci dice che all'interno di questo sale non c'è solo il cloro e il sodio, ma anche una piccolissima impurezza di ferro. Ah, il ferro! Il ferro ci serve, fa sangue. Quindi se usiamo questo sale possiamo integrare il ferro? Temo sia difficile perché ce n'è molto molto poco, ne basta molto poco per dare rosa. Ok, proviamo a fare due conti, sai che io non mi fido mai. Allora, ci sono pochi studi, gli studi dicono massimo 0,05 mg di ferro per ogni grammo di sale, noi ne possiamo prendere 5 grammi al giorno, quindi sono 0,025 mg. Una donna della mia età ne deve assumere circa 18 mg, niente. Poco più dell'1%. Non va bene. Non serve per integrare il ferro. Però è bello, è rosa, eh?
E quindi possiamo benissimo utilizzare le lampade di sale che hanno una bellissima sfumatura di luce e che sono estremamente rilassanti. Eh sì, quell'atmosfera da tramonto, quella luce rosso-arancio che è proprio bella. Sì. Bene. Adesso che abbiamo l'atmosfera, andiamo avanti. Ora passiamo a parlare dell'altra provetta che è riempita di sale incolore. Abbiamo detto che questo sale è iodato. In questo sale abbiamo comunque, anche se non vediamo una differenza, abbiamo un sale completamente incolore, abbiamo delle impurezze e questa volta sono state aggiunte coscientemente dall'uomo. Perché questo? Sono impurezze a base di iodio. Lo iodio è un elemento essenziale in piccole quantità per il metabolismo della tiroide. Infatti, le popolazioni che abitano a grande distanza dal mare hanno sempre avuto storicamente della mancanza di iodio nell'alimentazione, cosa che porta a malattie anche gravi come il gozzo. Che era abbastanza endemico qua, anche in Piemonte, prima dell'introduzione del sale iodato. E continua a essere in certe zone. Ad esempio in India non lo usano il sale rosa perché non è iodato e loro hanno questo problema. Esatto. E quindi si è deciso di utilizzare il sale, che è una cosa che utilizzano tutti nell'alimentazione, per poter dare questa piccolissima quantità di iodio che ci serve. Allora, quindi riassumendo, abbiamo due sostanze, una in cui l'impurezza non si vede, anche se è importantissima, non si vede e non si sente perché ha sempre lo stesso gusto, l'altra invece in cui l'impurezza, anche se poca, è molto vistosa, diciamo che il ferro è un po' vanitoso e si vede un sacco, il sale diventa rosa. Ma ti viene in mente qualche altro esempio di impurezza? C'è un gran numero di impurezze permettono di rendere preziosi, quindi essere utilizzati in gioielleria, dei minerali che altrimenti non avrebbero assolutamente della preziosità. Ad esempio? Ad esempio, uno che potremmo conoscere tutti è il quarzo. Il vetro cristallino, detto per i non addetti ai lavori. Il quarzo, che è assolutamente incolore, esattamente come diceva Alessia, il vetro, e che con delle piccolissime impurezze di ferro prende una tonalità di viola e fanno diventare una gemma che si chiama ametista. Parlando poi di gemme estremamente più costose, abbiamo lo zaffiro e il rubino, che entrambi sono lo stesso minerale, il corindone, che sarebbe ossido di alluminio. Però le differenti impurezze di cromo nel rubino e di ferro titanio nello zaffiro danno i caratteristici colori molto intensi, rosso e blu, alle due gemme. Che le rendono davvero preziose. Però non solo la natura mette le impurezze, lo facciamo anche noi. Se guardiamo le nostre chiese, molto spesso abbiamo delle bellissime vetrate colorate e il colore di queste vetrate è analogo a quello che si produce nei minerali. Lo otteniamo aggiungendo piccole impurezze alla ricetta di produzione del vetro, agli ingredienti comunemente usati. Basta davvero piccole quantità per donare colori bellissimi. Ad esempio, piccole percentuali di cobalto, sotto l'1%, ci permettono di avere dei vetri che sono di uno spettacolare blu. Ma non solo in tempi recenti utilizziamo queste impurezze, è una cosa che si conosce dall'antichità.
c'è un oggetto che avremmo voluto portare nella nostra molecola in scatola, ma non ci hanno permesso. E il British Museum non ce l'ha dato. È una coppa, la coppa di Ligurgo, una coppa d'origine romana, in cui abbiamo una caratteristica molto molto particolare. Anche in questo caso abbiamo un vetro colorato, ma abbiamo un vetro che assume colorazioni diverse a seconda della direzione con cui lo attraversa la luce. Può passare da rosso a verde. E questo è dovuto di nuovo a delle impurezze, questa volta delle piccolissime nanoparticelle di argento che si sono create all'interno del vetro. Quindi abbiamo visto un sacco di esempi di impurezze, che ci rende i materiali molto molto più preziosi. Ma non solo le impurezze portano a colori e proprietà ottiche interessanti. Le impurezze all'interno di un solido possono far manifestare delle proprietà che il solido puro non ha. Ad esempio? Ad esempio, uno dei dispositivi più importanti per la tecnologia moderna, il laser, che è stato scoperto negli anni 60 da Feynman, si basa completamente sulle impurezze di cromo all'interno del rubino. E cosa lo usiamo oggi il laser? E ha un sacco di applicazioni, sia mediche in ambito oculistico e dermatologico, oppure in tanti strumenti della vita quotidiana come stampanti, lettori di barcode, eccetera, ma anche per incidere semplicemente con la luce materiali di un gran numero di tipi diversi e dimensioni diverse. Ok, speriamo di avervi convinto che le impurezze sono importanti, ma torniamo alle impurezze che aveva scoperto Primo Levi, cioè al differente comportamento di reattività dello zinco. Che conclusioni trae Primo Levi da questa osservazione della natura? Se ne potevano trarre due conseguenze filosofiche tra loro contrastanti. L'elogio della purezza, che protegge dal male come un usbergo, l'elogio dell'impurezza, che dà adito ai mutamenti, cioè alla vita. Scartai la prima, disgustosamente moralistica, e mi attardai a considerare la seconda, che mi era più congeniale. Perché la ruota giri, perché la vita viva, ci vogliono le impurezze, e le impurezze delle impurezze. Anche nel terreno, come è noto, si ha da essere fertile. Ci vuole il dissenso, il diverso, il grano di sale e di senape. Il fascismo non li vuole, li vieta. Per questo tu non sei fascista. Vuole tutti uguali e tu non sei uguale. Ma neppure la virtù immacolata esiste, o se esiste è detestabile. Prendi dunque la soluzione di solfato di rame, che è nere argentario. Aggiungi una goccia al tuo acido solforico e vedi che la reazione si avvia. Lo zinco si risveglia, si ricopre di una bianca pellicola di bollicine di idrogeno. Ci siamo, l'incantesimo è avvenuto, lo puoi abbandonare al suo destino. E con questo vi lasciamo, arrivederci alla prossima puntata. Ciao ciao. Arrivederci. Molecole in scatola è realizzato dalla Commissione Public Engagement del Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino, Dipartimento di Eccellenza 2023-2027. Da un'idea di Francesca Turco, musiche originali di Filippo Turci. Si ringraziano Paolo Mazzà ed il team ICT per l'assistenza tecnica e Shiva Salepur per il montaggio. Le puntate sono disponibili sul canale YouTube del Dipartimento, sulla piattaforma podcast Spreaker e su Spotify.